moglie prima di te era molto bloccato, quindi non andava da nessuna parte. Nel secondo tempo invece è migliorato e allora i due rigori sono netti. Il primo gol di Orsolini è fuori gioco netto. Quindi ho sentito dire che quei due rigori lì erano due come che si tuffavano nella piscina, appena toccati. Questo io non lo so, però i giornali dicono che erano netti. Hai capito? È vero, Biondo? Io sono il contrario, perché erano due rigori mediocri. Erano due migliori, e poi la squadra non è che mi sia molto piaciuta, perché dico bene, l'Empoli per me non ha giocato. Ma che Empoli, muxa di Tempoli, era Chievo. Beh, Chievo ha sciolto il mercato in differenza. Il Chievo non è che abbia molto giocato, hai capito? Non, è stata una mezza partitina. Della gran illusione io non ce l'ho. Non so come se riusciamo a salvarsi. Il mio compagno qui, Luciano, lui è competenza, non so, lui dice allora, che ci salviamo. Allora, ci ha detto, è stato fatto a tavolino questa qui, perché l'Atalanta incontrasse l'Empoli. Allora, se noi pareggiavamo a Bergamo e dopo avesse preso la paga dall'Inter, lei non poteva andare in Coppa e non poteva cacciare la paga all'Empoli. Quella è una cosa perfetta. Io non avrei mai immaginato una cosa così. Hai capito? Mai, mai fatto. E lui ha fatto giocare tutte le riserve contro l'Atalanta. Secondo me sono tutte farfalle, quello che dice qui. Allora, sono tutte farfalle, non sono. Saputo ha detto tutte farfalle, quello che dice il signore. Sono tutte farfalle. Perché noi altri non abbiamo dei giocatori di punta che insegnano. E tu sei niente. E il signore qui non capisce un cazzo, quel signore qua. No, vai pullare. Io, questo è uno che è venuto fuori da un manicomio. Allora, saputo da mio cugino, che è il Savoia, ci hanno dato il mio numero, mio cugino ha dato il numero e mi ha telefonato, che ha detto non ti preoccupare, è un schema che hai indovinato Mihajlovic, hai capito? Quindi domenica l'Atalanta caccia la paga l'Empoli e noi andiamo con 4 punti di vantaggio quando deve venire a Bologna, hai capito? Ecco, quello è uno schema. E sapevamo anche prima che perdevamo, potevamo perdere anche con la squadra buona noi a Bergamo. A Firenze cosa facciamo? Dai, a Firenze cosa facciamo, ignorante? Ma non lascia scuola, no? Beh, no, se io non allora, capisco. Io dico una cosa. Cosa racconti delle favole? Cosa racconti delle favole? Non lascia scuola, no? Avete quasi in testa. Ti è proprio da mele. Allora, è un ultra. Domenica a Firenze pareggiamo, se va bene se no vinciamo, se va bene per loro, se no vinciamo, ricordo che ti dico, pareggiamo, se no vinciamo. Lei non capisce niente, mi dia qua la mano, gli do il pareggio, non... A Firenze c'è l'allenatore della Fiorentina che è in brutte acque, ma che brutte acque, prendiamo la pace. Sai chi è in brutte acque? Te sei in brutte acque. E fino alla fine del campionato Pioli ci sta. Dopo ti dico chi è il nuovo allenatore della Fiorentina, detto da me, perché io lo so che da Lancia è quello del Lecce. Teniamolo presente allora. Quello del Lecce, hai capito? Ecco. Io credo che lei vada a farfalle, non credo che ancora con le farfalle. Lui c'ha le farfalle nella testa, le mat. Hai capito? Ascolti. Io ero. Clemar. Quando ho visto che fino al 12° del secondo tempo non avevamo ancora segnato,
ha detto, oh, qui bisogna stiere, eh? E dopo ho sentito che ero di là in bagno, le critiche che non hai visto, che avevo, non hai visto la partita come poi hai sentito la partita. Io l'ho vista e ne so le cose come sono. No, te non capisci un tubo. Allora ho sentito, in questo momento è cambiato il risultato del Bologna. Il Bologna vince 2-0 e io stavo aspettando il primo gol, invece vinceva 2-0. Il mio amico Pulgar, che non l'ho mai potuto vedere perché perdeva troppi palloni al centrocampo, adesso si è messo che ne perde meno e poi è diventato bravissimo nei rigori, ancora meglio di Mihajlovic quando tirava le punizioni. Hai capito? Ecco. Finito, finito. Ecco. Finito, ragazzi.